Bentrovati con le news di Gilda TV. Con lo slogan Gilda per valorizzare la scuola e la funzione docente si è conclusa a Perugia il 19° congresso della Gilda degli insegnanti. Confermato Rino Di Meglio coordinatore nazionale. In un clima disteso i delegati si sono confrontati sui vari problemi della scuola italiana, soprattutto dopo l'approvazione della legge 107. Di Meglio, nel suo lungo intervento, ha sottolineato la crescita continua dell'associazione, frutto del lavoro collettivo fatto dalle province e dalla struttura nazionale. Gli insegnanti hanno aderito alla Gilda perché siamo l'espressione della categoria non guida e per i risultati ottenuti sul piano politico in una situazione di crisi del Paese da diversi anni. Pur essendo il più piccolo tra i sindacati rappresentativi, ha sostenuto Di Meglio, abbiamo avuto un ruolo trainante, da non dimenticare il recupero degli scatti di anzianità 2010-2011-2012, battaglia vinta perché abbiamo portato gli altri sindacati con noi, alleanze variabili, non sposiamo nessuno, soltanto la categoria degli insegnanti. E anche l'importante sentenza della Corte di Giustizia europea che ha costretto il governo a iniziare a mettere in ruolo gli insegnanti. Il noi eletto coordinatore della Gilda ha anche tracciato le linee delle prossime battaglie per abrogare con il referendum alcune parti della riforma della scuola, come gli ambiti territoriali e la chiamata diretta da parte dei presidi. Scuole aperte d'estate. Partito il progetto Scuola al Centro che prevede l'apertura della scuola media e superiore anche in estate. 10 milioni di euro per finanziare i progetti delle scuole di Napoli, Palermo, Roma e Milano, che presentano il maggior numero di abbandoni scolastici, di ripetenti e di alunni stranieri. Il reclutamento degli insegnanti avverrà su base volontaria e ai docenti andrà un piccolo compenso aggiuntivo. Per partecipare al progetto occorre compilare un apposito form sul sito ariarischio.it dal 18 maggio al 20 giugno. Il punto di Reginaldo Palermo. Costerà 10 milioni di euro il progetto La Scuola al Centro, che nelle intenzioni del ministro Giannini dovrebbe servire ad aprire durante l'estate le scuole di 4 città italiane, Roma, Milano, Napoli e Palermo. Tutte le scuole di queste 4 città possono candidarsi per ottenere il finanziamento, che potrà arrivare fino a 15.000 euro. Il ministro si è subito premurata di chiarire che per i docenti sono previsti dei compensi, sì, ma molto modesti, molto contenuti. Per la verità, le linee guida non sono ancora molto chiare. Si parla di progetti di didattica innovativa, ma anche di attività affidate al volontariato sociale e finalizzate a ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico. Si potranno attivare iniziative di promozione alla lettura, di diffusione della pratica musicale e di quella sportiva. Tutte attività, insomma, per le quali sono necessarie strutture e attrezzature di cui non sempre le scuole, soprattutto quelle del primo ciclo, dispongono. Senza contare che le condizioni climatiche rendono spesso le nostre scuole difficilmente fruibili durante l'estate. Gli edifici dei licei e degli istituti tecnici poi dipendono dagli uffici delle città metropolitane e questo potrebbe complicare ulteriormente l'organizzazione. Secondo il ministro, le attività dovrebbero partire il 1° luglio, fra un mese o poco più. Sembra insomma che a Viale Trastevere non sappiano che nel mese di giugno le scuole sono già oberate da mille impegni. Ma ormai ci siamo abituati, quello che conta non è fare le cose per bene o che servano davvero a migliorare il nostro sistema scolastico, l'importante è annunciare e fare un po' di propaganda e magari far passare anche il messaggio: per gli insegnanti sta finendo la pacchia, li faremo lavorare anche durante l'estate. Abuso di precariato e supplentite. La Corte Costituzionale prende altro tempo per valutare le norme della legge 124/99 sulle supplenze e decidere se il piano straordinario assunzioni e il concorso previsti dalla legge 107 siano stati sufficienti per arginare il fenomeno delle supplenze. L'onorevole Silvia Chimienti del Movimento 5 Stelle interviene sulla questione affermando che purtroppo la supplentite in Italia è diventata una malattia per la quale non c'è cura. Anche il TAR del Lazio, chiamato in causa per esprimersi sugli esclusi al concorso, ha rinviato la decisione al 6 ottobre. I servizi su gildatv.it. Concorso docenti. Prove concorsuali iniziate con tante problematiche tecniche e irregolarità. Vivace polemica anche per la natura delle prove, ritenute troppo complesse per il tempo assegnato per lo svolgimento. Molte le difficoltà incontrate dalle prof in procinto di partorire nel periodo delle prove. Le loro storie raccontate alla nostra web tv e riprese da organi di stampa come il Corriere della Sera e La Repubblica. Intanto gli USR stanno iniziando a pubblicare le lettere con le quali partiranno le prove orali. Telecamera a scuola. Vivace e spinosa la discussione in atto sulla possibilità di installare a scuola telecamere per garantire la sicurezza dei bambini.
Dati i recenti fatti di cronaca, i genitori si sentirebbero più tutelati, ma la questione diventa di natura costituzionale e impatta direttamente con la tutela e la salvaguardia della libertà. Ricorso CEDU. Si è chiusa con grande successo l'iniziativa promossa dalla CGS per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro il blocco dei contratti del pubblico impiego. Decine di migliaia di adesioni per ottenere il risarcimento. Rete mondiale di scuole innovative. Gli istituti più all'avanguardia possono confrontarsi e imparare l'uno dall'altro aderendo alla rete proposta da Ashok Italia Scuola Changemaker. 300 le scuole identificate che si distinguono per l'innovazione del metodo educativo. Le prime due classificate sono un istituto tecnico di Brindisi e una scuola dell'infanzia di Ostia. No smartphone, sì Gardaland. Singolare iniziativa quella del sindaco di Bigonza in provincia di Padova che propone agli studenti delle scuole medie del comune di consegnare telefonino e sim per una settimana in cambio di una gita a Gardaland. Il sindaco spera di convincere i ragazzi a ridurre l'uso dei telefonini per riscoprire altri modi di comunicare tra loro. Per questa settimana è tutto. Potrete rivedere i nostri servizi su Gilda TV. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.